Ciao, sono qui con un nuovo progetto. Faremo il fratellino di questo orecchino. Vi mostro i materiali e iniziamo con il tutorial. Per realizzare questi orecchini occorre un rivoli da 12 mm, bicone da 4 mm, cipollotto da 3x4 mm, super duo, toho rucales 110 e una seconda colorazione del toho 110 serve per la decorazione, quindi serve poco. Iniziamo con il tutorial. Andiamo a infilare 18 toho 110 sul filo e portate fino del filo lasciando un pezzo di filo. Quindi cosa facciamo? Una volta che avete portato fino alla fine del filo, andiamo e rientriamo nella prima 3 rocales da dietro, vedete, rientrata solo in 3 rocales, così. Quindi questa volta io questo filo me lo giro nel dito, come vedete ho girato un po', e vado a inserirmi 2 rocales su ago e vado di passo, vedete, 1 2 3 nella 2 rocales e vado tirare il filo, e vado a applicare sopra a queste 2 rocales. Quindi a questo punto vado, dobbiamo andare, portare sopra a queste 2 rocales. Quindi vado e inserisco nuovo 2 rocales su ago e vado a ripasso da dietro a questa 2. E vado ad applicare sopra di nuovo, quindi risalgo di nuovo sopra. E dobbiamo andare a inserire altro 2. E sempre rientrando da dietro. Quindi anche qui risalgo sopra. E adesso cosa dobbiamo fare? Dobbiamo ripassarla verso basso. Quindi andate e ripartate verso basso affinché non siete usciti da queste 2 rocales. Ok, come vedete riportata in basso. Adesso cosa facciamo? Andiamo avanti nuovo in 3 rocales. E dobbiamo fare la stessa cosa, quindi cosa vedete? 1, 2, 3, rientro in questa 2 rocales. E dobbiamo ripetere quella che abbiamo fatto per prima. E questa cosa verrà fatto in tutto giro, perché serve per la incastonatura. Quindi inserito 2 rocales e vado nuovamente a ripassare da dietro.
così. Quindi dovete riportarla nuovo sopra, andate a inserire due rocales, ripassate da dietro a questo. Portate sopra, e riinserite un'altra volta due rocales. E quindi di nuovo dovete ripassare verso basso, e questo lavoro dovete rifare per altre 4 volte finché non siete arrivate a fino qui. Ok, ho terminato di inserire le mie rocales. E come vedete i due fili si incontrano, quindi andiamo e facciamo due nodi. Li dobbiamo chiudere. Chiudiamo. Ok, ho chiusa. Andiamo e portiamo il nodo dentro a queste due rocales. Così. Adesso dobbiamo risalire fino a queste due. Quindi andate e risalite. Sono risalito. Adesso prendo un cipollotto da 3x4 mm e vado ad inserire nella due successiva, sempre in alto. Quindi prendo due cipollotti, un cipollotto, e vado a inserirmi nella successiva 2. Vado a inserirmi altre 2. Vado a inserirmi l'ultima. Ok. Adesso abbiamo inserito anche il cipollotto. Andiamo a prendere il nostro rivoli da 12 mm e andiamo a applicare al centro. Quindi aiutandoti da mano iniziate a tirare il filo. Iniziate a tirare il filo e andate a ripassare almeno due volte. Ok, ho ripassato almeno due volte. Adesso dobbiamo portare giù basso, quindi ripassiamo a questi qui, scusate. Quindi vado a ripassare qui e rientro a queste due qui, così vedete 1, 2 e 3,
Adesso vado e prendo due rocales e vado ad inserirmi nella successiva 2. E dobbiamo riempire in tutto il giro inserendo due rocales. Vedete? Ok, andate a terminare, inserire due rocales e anche qui consiglio di ripassare. Ok, inserite le mie toe di nuovo e anche ripassate. Quindi cosa faccio? Uscendo da questa 2, salgo sopra solo a questa 2 qui, che si trova qua. Vedete? 1, 2, 1, 2, 1, 2, seconda, la passo da terza, ok. Quindi adesso uscendo da qua, vado a inserirmi un super duo, un toho, è un super duo, suago, e vado a inserirmi nella super rocales successiva, sempre quella seconda 1 e 2, e tiro il mio filo, quindi inserisco un super duo, un toho e un altro super duo. E vado a inserirmi nella successiva va della toho. Ok, dovete andare a inserire tutto in giro. Ok, inserite le mie super duo, uscendo dalla toho, rientro della super duo e porto in foro un altro. Adesso tra questi spazi andiamo a inserire nuovamente un cipollotto. Quindi andiamo e riempiamo questi spazi con il nostro cipollotto. Okay, andate a inserire tutte le cipollotto. Ok, una volta che avete inserito le vostre cipollotto, uscendo dal cipollotto, andate a infilare due super duo suago e adesso andiamo a inserire due super duo tra le cipollotti. Quindi andiamo a inserire due super duo in ogni spazio tra le cipollotti. Non preoccupate perché poi dovete ripassare. Quindi andate e riempite gli spazi con le super duo. Ok, inserite le mie super duo, uscendo dal foro in basso della super duo, vado e porto in foro in alto della super duo. Ok, adesso in questo spazio vado a inserirmi un bicono da 4 mm, mentre questa 2 vado e chiudo insieme. Quindi prendo nuovo un bicono e vado a inserirmi a questo spazio mentre questa 2 chiudo. Faccio vedere un'altra volta, quindi inseriamo un bicono, inseriamo a questo spazio e questa 2 chiudo. Così. Quindi andate e completate anche questo giro e sempre dico
di ripassare. Ok, ho ripassato. Vorrei farla vedere anche come si fa la decorazione, però ho paura di non passare il filo, quindi lo vabbè, facciamo, provo a vedere. Quindi se volete fare la decorazione, comunque potete lasciare anche così, che è già carino anche così. Se volete invece fare la decorazione, dovete inserire un secondo colorazione della Toho, uscendo dalla questo super duo che ci trova vicino a Bicono. Dovrete andare a infilare a questo super duo, faccio vedere soltanto una volta perché, come detto, ho paura che non abbassa il filo, tanto questa verrà in tutto giro, verrà fatta così. Allora, poi risago nella Toho, risalgo Toho e vado in, esco a questo qui. Questa sarebbe la decorazione, però adesso usando filo Miyuki, quindi non fa che non viene con la filo Miyuki. Comunque, chi vuole fare la decorazione dovrebbe farla così. Invece io continuo per terminare questa orecchino senza decorazione, entro a Bicono e adesso tra questi spazi del Bicono dovremmo andare a inserire tre rocales 11-0. Quindi 1, 2, 3 rocales e vado insieme al bicolo successiva. Quindi andate a inserire in tutto giro a questa 3 toho. Ok, inserite le mie toho laterale, andrò avanti perché sto uscendo da Bicono, andiamo avanti e faremo la cappettino per la nostra base orecchini. Quindi uscendo dalla prima 3 rocales andiamo a inserire, non mi ricordo, 4 toho suago, quindi inserisco 4 toho e vado a inserirmi nella successiva. Questa è la nostra cappettino. Qui adesso non rimane altro che voi dovete ripassare in lavorazione e così il vostro orecchino è terminato. Mi dispiace che non potevo farla vedere bene la decorazione, perché comunque io lavoro con filo nylon, non con un filo Miyuki. Questa volta ho utilizzato la filo Miyuki per fare il tutorial, però come detto con la filo nylon lavoro molto molto meglio. Allora, come detto, terminate di ripassare i laterali e poi una volta che avete ripassato potete chiudere e il vostro orecchino è terminato. Quindi spero che il tutorial ti sia piaciuto. Come vedete, questa fatto con la lenza è già più rigido, questa è un po' diventata monnaccia, non mi piace Miyuki. Ok, spero che ti sia piaciuto, lasciate like, commentate, vi aspetto il vostro commento. Ciao!